a me piacerebbe che adesso in questa stanza tu potessi raccontare effettivamente i giochi che ci sono a Bruxelles, come si lavora, com'è importante creare determinate alleanze, perché per noi è tutto distante. Tu ci vivi e ti sei mosso tra l'altro molto molto bene, perché ho partecipato a quell'incontro a Roma ed è stato fantastico. No, Racconta un po' sono a tu come ti disposizione. confronti Intanto e poi. mi scuso per aver rimandato l'altra volta, ma purtroppo ho avuto un'urgenza all'ultimo, però sono contento, insomma, che siamo riusciti a farlo comunque, no? Con un po' di Certo. ritardo. Quindi grazie, grazie Patrizia per aver organizzato. Ma intanto sulle sensazioni, anch'io. Ho sensazioni, insomma, molto molto positive, no? E nonostante io non sia candidato, ho comunque, insomma, dato il mio contributo, e quindi ho girato tanto, ho fatto tanti incontri e con piacere ho visto che il messaggio e l'impostazione che abbiamo scelto per questa campagna elettorale è stata molto efficace. Ci fa rendere conto anche come su questa partita la Lega sia differente da tutti gli altri partiti, che poi è l'emblema, no, della assuefazione al pensiero unico che ha creato l'Unione Europea. Cioè oggi, se volete, le tribune elettorali, i dibattiti e quant'altro, I famosi talk Tra i vari ognuno candidati, contro adesso tutti. non so quante liste ci siano, 10, 12, eccetera, eccetera, però è preoccupante proprio nel senso di funzionamento della democrazia che più o meno tutti gli altri candidati diano, con piccole sfumature diverse, un messaggio uguale, mentre ci sia solo la Lega a dare un messaggio diverso, no? Quello del meno Europa, perché ogni dibattito oggi sul tema Unione Europea è stato indirizzato sul come fare più Europa. Però questo non Vero, ha verissimo. funzionato. E questo ci fa capire anche quanto siano stati bravi a Bruxelles a anestetizzare il dibattito democratico. Cioè, qui c'è un problema di democrazia serio. Cioè, non è possibile che, ripeto, ci sia solo un partito a dare un messaggio, no? Quello di dire, dopo 40 anni in cui, di fronte ad ogni problema, di fronte a ogni crisi, di fronte a ogni bivio, l'unica strada possibile è stata il più Europa, no? Quindi più integrazione, quindi più cessione di poteri a Bruxelles, quindi più centralizzazione. E ancora oggi, di fronte al fallimento del più Europa, ci sia solo un partito su 12 a dare un messaggio così forte sul dire magari forse è meglio che proviamo un'altra via, no? Quella che non abbiamo considerato o voluto considerare in questi anni, e quella che forse, insomma, ci può in qualche modo salvare. E parto da questo spunto per andare a Bruxelles. La situazione è drammatica, la situazione europea è drammatica, non è un tema italiano. L'Europa ormai è fatta di paesi che vivono in costante crisi, no? Proprio per delle scelte scellerate. L'Italia sicuramente, grazie a una classe politica asservita, rimane sempre al centro del gruppetto dei cattivi, però oggi, se noi andiamo a guardare i dati, se noi andiamo a guardare gli scenari in tutti i 27 paesi, o quantomeno nei più grandi e i più importanti, troviamo una situazione drammatica. La Germania ha un governo colabrodo, ha praticamente smesso di crescere, le grandi aziende tedesche stanno dicendo a più battenti che in Germania e in Europa non produrranno più, che si spostano negli Stati Uniti, in Cina, nel Medio Oriente. In Francia c'è un governo di minoranza ormai, no? I sondaggi fanno paura
nel senso che dimostrano il fallimento di Macron, no? Questo signore che fa il bulletto in Europa, che parla del guerrafondaio, ma che alle europee prenderà la metà dei voti della Le Pen e rischia addirittura di finire terzo, no? Avendo risuscitato i socialisti che in Francia dopo Hollande erano morti. La Spagna deve fare un governo con i voti dei separatisti, sempre odiati dai due partiti, diciamo, principali. Quindi, insomma, la situazione è drammatica e il voto riflette ovviamente il fallimento di chi ha governato questi paesi e l'Europa e ha portato a questo dramma. Io girando fuori dall'Europa e parlando con colleghi di altri parlamenti, di altri governi, è quasi imbarazzante sentire come nei radar di questi paesi, di queste economie emergenti, l'Europa non sia contemplata, no? E quindi tutti i paesi europei stanno perdendo nella competizione, no? Noi siamo un continente che è sempre più povero, siamo un continente dove è sempre più difficile fare impresa, siamo un continente dove quello per cui eravamo famosi, lo Stato sociale, viene smantellato ormai pian piano, no? Dove i diritti sociali che erano acquisiti ormai non esistono più. Quindi, insomma, questa situazione drammatica a Bruxelles la conoscono bene e si riflette sugli scenari. Il lavoro che abbiamo cercato di fare noi, non senza difficoltà, perché io ormai da quasi 10 anni dico che i partiti sovranisti, euroscettici in Europa sono stati bravissimi in questi anni a catalizzare il consenso nelle varie elezioni, no? A resuscitare laddove erano dati per morti, e vedete ancora Le Pen, però manca ancora un passo, la capacità di capire che insieme facciamo tanta paura. Io in Parlamento in questi anni ho visto tremare solo una volta la grande coalizione che governa l'Europa, quando alla fine del 2021, più o meno a metà di questa legislatura, siamo stati vicini a unire i due gruppi, diciamo, sovranisti, quello dei conservatori dove sta Fratelli d'Italia e Identità e Democrazia dove stiamo noi. Non si è fatto perché ancora non siamo capaci di, insomma, capire che forse insieme facciamo davvero, davvero paura. Spero, insomma, l'auspicio di queste ultime settimane va anche in quella direzione, poi dipenderà dai numeri del 9 giugno, che finalmente questa sia la legislatura dove capiamo, insomma, che insieme davvero minaccia lo status quo. Poi c'è il tema, non è così semplice, il tema FD, se voi poi ne parliamo anche di questo, è sempre, esatto, difficile lavorare con partiti di nuova costituzione. Il problema di FD è stato uno, è il caos interno nel loro partito, dove non esiste una leadership, dove il partito ha cambiato 300 volte negli ultimi anni, se vi ricordate com'era partito FD, no? Un partito di due professori euroscettici, è diventata un'altra cosa, ma il problema principale che ho riscontrato in questi anni e che ha causato poi l'altura delle ultime settimane con AfD è stato il caos nel partito, cioè io per 5 anni non ho avuto un riferimento a Berlino, cioè formalmente c'era una leadership o quantomeno due leader, ma era il caos totale. E quindi diventava difficile lavorare con questo partito, diventava difficile lavorare con quel capolista,
che devo dire che questo per noi risulta nuovo, diciamo, perché anche per me abbiamo vissuto questa realtà di, diciamo, questo ha fatto questo exploit, vabbè, exploit nel senso questi termini che ha usato, eccetera, e vi ha dato semmai il modo per venirne fuori in qualche modo, e forse è secondo me quello per ora più giusto per potervi presentare. Mi senti, Marco? Sì, per potervi diciamo presentare in un certo modo. Poi domani si vedrà dai voti, questo d'accordo, ma è molto interessante perché molti non hanno capito perché non sanno, ma non perché uno debba per forza fissarsi con AFD. Certo che il discorso magari è solo numerico per noi. No, non è un discorso per voi, insomma, può darsi che sia un discorso solo numerico. Guarda, è molto difficile comprendere la politica degli altri paesi, anche se sono paesi europei e simili a noi, cioè dovresti leggerti tutti i giorni i due o tre quotidiani principali di quel paese, dovresti seguire politici di quel paese. Non è facile. Per noi è un po' più facile perché stando in un ufficio, diciamo, no? E stando in un Parlamento dove politici di questi paesi li incontriamo tutti i giorni, riusciamo un po' a entrare più nelle dinamiche delle organizzazioni politiche, del dibattito politico. Purtroppo il problema con AFD è stato un problema di mancanza di leadership, che quindi ha sbagliato il candidato principale, ma io avevo detto mettete quel candidato lì, creerà solo problemi. Ecco, per dirvi, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, al di là di un rappresentante di un partito alleato che fa un'intervista sulla Repubblica con la peggior giornalista di Repubblica senza alzare la cornetta e chiedere, è anche un po' stupido, esatto, no? Molto. Io quando ricevo richieste dai giornalisti esteri, soprattutto di paesi dove ho un partito alleato, insomma, alzo la cornetta, chiedo, uno, se è opportuno farlo, due, insomma, qualche informazione. Ma al di là di questo, è riuscito nella doppietta di fare questo e poi di uscire con una dichiarazione, no, contro il dominio francese su Mayotte, che è uno dei territori d'oltremare, proprio mentre Marine Le Pen era in visita in quel paese. Marine l'ho sentita poco dopo, non è una persona, insomma, che fa prigionieri. Però al di là di questo, ecco, questi sono stati gli episodi finali. Il problema con AFD è stata la difficoltà di creare un dialogo, cioè di avere una leadership che ci permetteva poi di cercare di risolvere comunemente i problemi che emergono, perché poi è il tema dell'Europa, no? E tutti amici anche nello stesso gruppo, però poi ognuno a livello nazionale ha le sue priorità. Non è la prima volta che capitano, diciamo, degli incidenti diplomatici tra delegazioni che appartengono allo stesso gruppo. Anche a me, da presidente di gruppo, è capitato di risolverne altre. Qual è stata la differenza? È che se alzavo la cornetta e sentivo la leadership nazionale, c'era un'autorità che permetteva di risolvere i problemi. Con AFD quasi questo caos non è mai stato possibile. Loro hanno cambiato 5 capi delegazione in 5 anni, l'ultimo contro la direttiva della leadership a Berlino, no? Quindi il problema di AFD è nella sua organizzazione interna. Credo che se sono svegli e se lo capiscono lo possono risolvere. Purtroppo in queste condizioni diventava difficile proseguire, e questo forse ci potrà aprire la strada, diciamo, a creare una base più forte per i prossimi 5 anni, e forse a fare questo benedetto gruppone. Detto questo, se AFD insomma sistema la sua organizzazione, penso che ci possa essere poi comunque una porta aperta e spazio di collaborazione. Noi da che progetto siamo partiti? Se voi vi ricordate, la Lega è partita nel 2015-2016 con fatica, creando un piccolo gruppo
che si chiamava NF e che insomma ha fatto fatica a formarsi perché non aveva i numeri e poi ha fatto fatica a stare in piedi. Nel 2019 abbiamo fatto partire l'ID con 76 deputati e 10 delegazioni. L'idea qual è stata? È stata quella di un progetto a lungo termine che prevedesse delegazioni forti da paesi importanti, no? Cosa che i conservatori invece non hanno, perché i conservatori sono totalmente sbilanciati sulla Polonia, che sì, è un paese importante, forse però non è il paese più importante, e sull'Italia, il resto non esiste, sono piccole delegazioni di piccoli paesi. La stessa Vox in Spagna è un partito che oggi gravita intorno al 10%, non ha sfondato in Spagna, insomma, però questo è stato il nostro percorso, cercare di creare qualcosa di attrattivo a lungo termine che non guardasse solo agli equilibri in Parlamento, perché voi sapete che il Parlamento è l'istituzione che forse conta di meno tra le tre, diciamo, più importanti europee, ma che guardasse anche al Consiglio, cioè la prospettiva di avere al nostro interno delegazioni che poi potevano esprimere forze di governo nel loro paese e quindi avere un peso anche in Consiglio, che è diciamo l'istituzione che conta di più, no? Quindi questo è... A proposito di questo... entrando un secondo in una galleria nella zona che non prende, se salta, ma è roba di 30 se secondi. Se salta rientra, sì, intanto così sì, ci organizziamo. Sì. Dimmi pure. No, ti volevo dire... proprio a proposito di questo, il fatto per esempio di queste fughe diverse sulla politica europea, no? Per esempio quando la Russia ti dice che vuole l'esercito europeo, come si fa poi a far combaciare e futuri interessi? Sì, ho capito cosa intendi, ho perso l'ultima parte. Ma la domanda era su alcuni temi come l'esercito europeo, dove insomma ci sono parti del centrodestra che spingono come si fa. Ma sarete voi a dover dare questo messaggio. Cioè, noi abbiamo messo una base concettuale, no? Cioè ci siamo differenziati anche dagli altri partiti del centrodestra, anche su questo tema, perché la Lega è stata l'unica a uscire fortemente contro il tema dell'esercito europeo, della difesa comune, che è il tema della prossima legislatura, perché il Partito Popolare Europeo e von der Leyen stanno basando la campagna elettorale su questa cosa e sarà il progetto principale della prossima. Marco, ci sei? C'è ancora problemi? Ci sono problemi? Se la Lega fa un grande rischio sul fatto se certe scelte siano state giuste o meno. Scusate, rientro in un'altra galleria, però insomma adesso vediamo se mi sentite. Quindi quello è il tema, e poi dovremo far capire coi fatti anche agli alleati, cioè ogni volta che c'è un'unione di mezzo noi finiamo per prenderla sui denti. Lulu, intanto vuoi chiedere qualcosa? Ti ringrazio per l'invito a Zanni, perché è un personaggio che amo da lungo tempo e stasera mi dai la possibilità di chiedergli esattamente come personaggio della Lega che cosa vuole portare lui avanti in Europa, perché io ho un terzo voto che è ballerino nella mia lista dei leghisti da votare e a me piace moltissimo Zanni, ma ho bisogno di sapere quali sono le sue proposte. Non è candidato. Non è candidato. Lui non è candidato. No, non me lo dire. Tu quindi sei in zona nord Milano, quindi sì, zona... esatto, Milano. Lì c'è, vabbè, poi vota per Alessandro. Alessandro Panza sicuramente. Aspetta, poi dopo... Alessandro Panza. Alessandro chi?
C'è stata una stanza con Alessandro Panza. Non trovo Devo più. Andare a vedere chi è, per cosa si batte lui. È come noi. Io l'ho sempre seguito a Bruxelles perché ha fatto degli interventi sul green e sulle case, che guarda, meraviglioso. Marco è sotto lì, eh? Visto. Ma ascolta, Patrizia, perché io sono fortemente interessata, penso un po' come tutti, al adesso discorso. C'è Marco, vedrai che puoi chiedere a lui. Okay. Così lui ti dà lui la dritta giusta. Rieccomi, scusa. Anche perché una cosa, Marco, questo prima che poi tu cada, così magari te lo ricordi di dire. Molti di noi che siamo sparsi su tutta l'Italia vorremmo sapere le dritte delle persone più, diciamo, vicine alle nostre idee sul green, sull'Europa, sulla finanza, eccetera. E qui c'è Lulu che ti vuole fare una domanda. No, sì, sul tema delle preferenze, sicuramente il suggerimento che vi do è che il messaggio più potente è la preferenza a Vannacci. La preferenza a Vannacci è un messaggio forte anche interno alla Lega. Voi sapete, esatto, che Matteo anche internamente è stato criticato molto da una certa parte della Lega per questa scelta. Insomma, dare un gran supporto a Vannacci è il messaggio più forte che possiamo dare. Per quanto riguarda poi gli altri colleghi, sicuramente al nord-est Paolo Morchia è una persona che ha lavorato con me, con Marco Campomenosi, con Matteo, insomma, sin dal principio, e quindi è una figura di garanzia che spero venga riconfermato e che spero poi possa guidare la delegazione della Lega nei prossimi 5 anni. Per quanto riguarda poi il centro, ovviamente ci sono Claudio e Susanna, e questi sono insomma l'Ovest. C'è Panza? Ovest siamo un po', c'è Alessandro, per il resto siamo un po'. Panza e Vannacci, e questo non Vannacci, si può. E poi, dopo... poi come donna la Isabella Tovaglieri, insomma, che ha lavorato molto sul tema del green, sul tema delle case green, e quindi sicuramente da questo punto di vista è una garanzia. E, Al sud, chi è che c'è di candidati al sud? Allora, qua ci dicono Loizzo, mi ha detto Franco, che non so chi sia io oggettivamente. Siede in Parlamento alla Camera dei Deputati per la Lega. Loizzo. Non lo conosco. Simona Loizzo. No, Simona è una donna. C'è la Bonfrisco? No, la Bonfrisco è il centro. Ecco, la Bonfrisco è il centro, ma sconsiglio. Che al centro ci avete già la tribù, il centro sì, più facile che ci avete. Io al sud ne ho due, sono a posto. Al sud c'è sicuramente l'Annalisa e Vannacci, e mi fermo lì. Più o meno questi sono i nomi. Sì, mi dicevi c'era una domanda? Lulu che ti sì. Sì, eccomi. Sì, Marco, ciao, io ti seguo con tanta passione perché sei forse il candidato che più preferisco, candidato purtroppo no, mi dicono, ma che preferisco all'interno della Lega per serietà, preparazione, per come ti poni, per tante cose. Volevo chiederti, al di là di Vannacci, che chiaramente va a occupare il mio primo posto, al secondo io metterei Tovaglieri, mentre al terzo posto. Io ho dei dubbi perché vorrei qualcuno che fosse veramente attivo nel fermare l'Islam. Io sono di Milano, tu hai un consiglio? Ma Alessandro, su Milano c'è anche la Sardone su quel tema lì, adesso sai che apriranno poi il point lì in via Padova, la nuova sede della Lega,
la sede della Lega. È un bel pontino Padova. Vicino alla moschea. Accipicchia, quindi Padova è il cuore proprio. Sì, sì, ma infatti penso che un giorno sì e un giorno no, quella vetrina lì sarà deturpata. Però insomma il tema è un tema forte, quindi più o meno queste sono le persone che... Poi sai, quello è comunque un tema forte della Lega, Sì, sì, proprio sì, Sardone comunque... La Sardone comunque la consigli. O Panza, o la Silvia, o Panza, loro due credo poi siano anche le persone che il movimento a Milano sponsorizza, quindi vedi tu se vuoi mettere due donne o un uomo o due uomini e una donna, no? Oltre a mannaccia la Tovaglieri. Va bene, Marco, ti ringrazio, sei stato gentilissimo. A questo punto mi sembra di capire anche da Artigia Mary che forse Panza potrebbe essere la scelta migliore, quindi grazie. Sì. Prego, figurati. Io almeno l'ho sempre seguito sul green e sull'elettrico, queste cose l'ho sempre postato non conoscendolo, ma fa dei bellissimi interventi sempre concreti. Ortigia, puoi togliermi da partecipanti? Volevo solo questa domanda, così lascio spazio agli altri. Grazie. Ecco, quando non parlate, ecco, va bene. Elena, ciao. E Rita, volevi fare una domanda? Io ci sono. Ciao a tutti, ciao Marco. Ciao, ciao. Ciao, ciao, scusate, sono arrivata adesso perché prima mi sono ascoltata il Matteo dalla Gruber con Giannini, veramente aggressivi, inqualificabili. Non vi posso dire che cosa penso perché... È vero, abbiamo sentito penso... all'inizio, ma poi... Penso brutte cose. Mamma mia, quanta rabbia che schiumavano. Matteo è stato bravissimo, veramente un signore, bravo, preciso. Vabbè com'è il nostro Matteo. Vabbè. Ok, ma questo è ma come non lo so. Ciao, ma come si fa? Sì, ma ciao a tutti. Ciao. Grazie della parola. Ma io volevo solamente tornare un po' sulle parole di Marco, che saluto e ringrazio, sullo slogan, l'importanza dello slogan. Più Italia, meno Europa, benissimo. Diciamo che i nostri avversari impongono sempre il lessico con un gran grado di ipocrisia e noi dovremmo anche un po' combatterli su quel terreno. Inclusione, diversity, benissimo. Allora, nella carta dell'Unione Europea c'è una parolina che un tempo andava molto di moda, che è quella di sussidiarietà. Sussidiarietà vuol dire più Italia, meno Europa. È scomparsa nel panorama politico questa parola, che fino a 15 anni fa, insomma, 10 anni fa andava per parecchio. Ecco, io dico, utilizziamo questi termini, usiamoli in continuazione, ci sono. Sussidiarietà, ecco, l'Unione Europea aveva la base, la sussidiarietà, che vuol dire proprio più Italia, meno Europa, più Stati, più nazioni, meno Europa, e affrontiamoli sul loro stesso campo. Così come, scusate, anche mi dilungo un po', io sono stato atterrito da quanto accaduto durante il Covid con l'obbligatorio Green Pass e tutto il resto. Diciamo, usiamo le parole per quello che veramente hanno fatto. Loro hanno imposto l'apartheid, quelli che danno del razzista a chi magari ha qualche dubbio o comunque sia vuole privilegiare gli abitanti del proprio paese. Loro hanno imposto l'apartheid e utilizziamo queste parole, combattiamoli sul loro stesso terreno. Grazie mille, ciao a tutti. Grazie a te, guarda, su questo Marco potrebbe scriverci un libro su quello che è stato fatto sul Green Pass a Bruxelles, vero? Marco, ci sei? Mi senti? Sì, io ti sento. Dico che sul Green Pass... Aspetta, su quello che è un problema con le cuffie. Ah sì, ok. Ma in generale su tanti temi. No, mi interessava prima partire dalla considerazione sul tema principio di sussidiarietà. Perché è vero, guarda, io sono 5 anni che vado
dicendo la destra manca, no? Cioè, pure a chi fa il difensore dei trattati europei, che nei trattati europei quella cosa lì è scritta, no? E tra l'altro, se vi ricordate, anche a Roma, quando abbiamo fatto l'evento con gli alleati esteri, ne ha parlato persino Giorgetti, no? Del tema della sussidiarietà. Credo ci siano due principi che dovremmo utilizzare, che sono scritti nei trattati, per parlare anche a chi non lo capisce di cosa vuol dire meno Europa: il principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità, che è un altro principio di cui spesso la legislazione europea si dimentica, no? Ad esempio la devastazione di tutto il comparto del credito operativo, che parte, da Bruxelles e poi viene esplicitato dall'ottimo servitore Matteo Renzi con la riforma del 2016, che ha devastato completamente quello che era quel comparto. Quindi la narrazione è importante, certo, quando hai il 90% del sistema mediatico che utilizza la loro narrazione, non è semplice. Twitter X è una piattaforma bellissima, ci sono i social, però la gente si informa soprattutto tramite i canali tradizionali, no? E questo ci deve ancora far riflettere di più su quanto il tema dell'Unione Europea sia strettamente collegato col tema della democrazia, perché è evidente che questo costrutto non è democratico, e lo si capisce proprio dal fatto che la narrazione viene totalmente controllata e che uno non possa nemmeno, no? Come ha fatto Claudio, ricordare al Presidente della Repubblica che lui ha degli obblighi verso una Costituzione che la sovranità la dà al popolo, non all'Unione Europea. Quindi è vero che dovremmo imparare a utilizzare la nostra terminologia, però non è sempre facile, no? Proprio perché gli organi di informazione sono totalmente anestetizzati e asserviti alla loro narrazione. Poi per quanto riguarda le porcherie di Bruxelles, ma qui è un altro problema, al di là delle porcherie in sé, è proprio il sistema di legiferazione che è opaco, che è preda degli interessi di parte, che è preda evidentemente di un potere non legittimato dal voto, no? Io mi ricordo ancora nel 2015, era l'epoca, io ero ancora nei 5 Stelle, era l'epoca del referendum di Tsipras, era l'epoca di Dijsselbloem, presidente dell'Eurogruppo, e noi fecimo un'audizione proprio il giorno dopo il referendum col presidente dell'Eurogruppo, no? Il signore olandese con i capelli impomatati, e io feci proprio questa domanda, no? E dissi: adesso che i cittadini greci si sono espressi, voi Eurogruppo dovrà tenerne conto. E la risposta, e la trovate ancora perché erano riunioni registrate di Gisendorf, a noi non importa, tanto dovranno fare quello che diciamo noi, e finì esattamente così. Okay. Quindi capite che il tema principale del costrutto europeo oggi è l'assenza totale di democrazia. Il Parlamento europeo è l'unico Parlamento al mondo che fa un cordone sanitario per impedire all'opposizione di avere la rappresentanza istituzionale che viene garantita a tutte le opposizioni e a tutti i parlamenti democratici. Pensate che fino alla scorsa legislatura AfD in Germania, che era il primo partito di opposizione, aveva la presidenza della commissione bilancio al Bundestag, perché in Germania quella posizione viene data
al primo partito di opposizione. Le Pen in Francia ha 2 dei 6 vicepresidenti dell'Assemblea nazionale, del loro Parlamento. È solo il Parlamento europeo che applica questa pratica che è tipica di un regime non democratico, no? Vi ha blindato quello... 4 anni o 5 anni fa, vi ha totalmente blindato, no? Sì, questo non ci ha impedito di lavorare, perché poi alla fine sotto sotto la logica dei numeri è quella che conta, e noi soprattutto come Lega eravamo il partito più grande, la delegazione più grande insieme alla CDU nel Parlamento europeo. Alla fine, se devi mettere in piedi una maggioranza, i numeri contano, però dietro le quinte, cioè il messaggio è stato: neghiamo la rappresentanza istituzionale alle opposizioni, cioè una roba che fa un regime. Mamma mia, terribile. Quindi questa è la vera sfida. Per quello poi il mio tema all'inizio è stato dire: dobbiamo imparare che insieme questa cosa non ce la possono fare. Perché io mi ricordo, di fronte alla possibilità del grande gruppo, la prima cosa che si diceva in Parlamento, alcuni esponenti della maggioranza uscirono anche pubblicamente, era: se si mettono insieme, col cazzo che glielo possiamo fare, scusate il francesismo, il cordone sanitario, no? Quindi questo è il gioco, al di là dei temi singoli che sono importanti. E come vi ho già detto, 2 saranno i grandi attacchi della prossima legislatura: quello su cui la maggioranza, quello su cui le direzioni della Commissione europea, quello su cui i popolari stanno puntando, la difesa e la salute. Ah, figurati. Invece il Green no? Il Green, allora, sul Green si è già legiferato tanto in questi anni. E sul Green il PPE ha preso un palo in faccia, e quindi una buona parte del PPE, una buona parte dei liberali rifiuta, no? L'avete visto nell'ultima parte della legislatura: se noi non avessimo fatto quel lavoro incessante, e questo è stato il nostro grande pregio, perché nonostante noi fossimo opposizione, noi su tanti temi abbiamo orientato il dibattito sull'immigrazione, anche se l'Immigration Pact non è, diciamo, quella riforma che avremmo voluto vedere, è una riforma che ha fatto incazzare la sinistra, perché ci sono alcuni elementi, no, che prendono le nostre proposte. Ma perché? Perché abbiamo messo spalle al muro il Partito Popolare Europeo. Quindi quelli o continuavano a inseguire la sinistra prendendo una toste, oppure iniziavano a guardare le nostre proposte. Sul Green la stessa cosa. Quindi sul tema Green, diciamo, è già nata una consapevolezza, che poi non è una consapevolezza. Quasi nessun politico che opera in Unione Europea ha consapevolezza di quello che fa. Ecco. Voi provate a dialogare con un qualsiasi parlamentare, con un commissario, sono quasi come una setta, no? Non riesci a capire le ragioni logiche perché esprimono una posizione. La esprimono perché è così, no? E questo, insomma, è un altro risultato dell'operazione di lavaggio del cervello che c'è sul tema Europa. No, l'Europa non è criticabile, di Europa si può parlare solo capendo come si può fare più Europa, no? Come si può fare più cose insieme. Questo è l'elemento problematico. Quindi i 2 grandi temi dei prossimi 5 anni non saranno il Green. Il Green sicuramente sarà una parte delle discussioni, perché noi siamo riusciti a inserire in alcune legislazioni la review clause, cioè una clausola che ci permette, insomma, di capire, fare un sunto un po' di come sono andate le cose e di cambiare se possibile. Ma saranno il tema della difesa soprattutto, e un po' più sotto traccia, ma non meno importante, il tema della salute, no? La Commissione già un anno fa ha scritto un paper sull'unione della salute, no? Quindi ha delineato le linee guida di come quel progetto deve andare. Il Parlamento
Parlamento europeo ha creato una sottocommissione della commissione ENVI, che era una super commissione che si occupava di ambiente, salute e altre cose, ha creato una sottocommissione per la salute, e questa commissione, questa sottocommissione, probabilmente nella prossima legislatura diventerà una commissione piena. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'Unione Europea vuole mettere le mani anche sul tema salute, su quella che è una competenza degli Stati membri. Devo dire che almeno il movimento, diciamo, un po' di tutti quanti, questo risveglio un po', a quantomeno quelle, qualche piccolo successo l'ha avuto, perché anche l'OMS, il trattato, che se in altri tempi forse sarebbe stato, cioè sarebbe passato sotto silenzio, e bene o male è stato rimandato indietro, sì, per carità, poi adesso modificato. Insomma, sarà da una battaglia notevole, ecco, questo sicuramente. Poi ho letto adesso l'ultima notizia che prevedono la guerra, i tedeschi, per il 2029, che dobbiamo prepararci. Cioè siamo a dei livelli ormai di... Vabbè, insomma, speriamo che capiti qualcosa prima, va? Allora, si stanno preparando a quello, e soprattutto perché è un business pazzesco. Infatti, le armi, e poi perché, vabbè, questo è ormai, però il problema è che la guerra è in Europa, non è che la fanno altrove, che è un'altra cosa, cioè, qui, e poi io credo che la guerra ormai non sia più con le baionette di prima, qui siamo... all'atomica, se la Russia si arrabbia sul serio, alla fine i paesi, Romania e Polonia sono sotto tiro, mi pare di capire, però vabbè, questo è ancora ampliare, un altro discorso ancora. Manuel, fai tu la domanda. Sì, ciao, buonasera. Fabio, non so se vuole ascoltare, magari se vuole chiede lui. Mi sentite? Sì? Sì, ok. Buonasera Marco, grazie intanto per la parola. Volevo fare una domanda leggermente diversa, anche se in realtà parzialmente hai già risposto. Comunque, diciamo che in queste elezioni europee qua ci potrebbe essere la possibilità che lo schieramento ID, o comunque chi si oppone al sistema europeista, per come l'abbiamo vissuto fino ad oggi, faccia un buon risultato, potrebbe arrivare a ridosso della maggioranza, oppure non raggiungere la maggioranza, magari per un distacco non troppo elevato. Potrebbe essere, sarà sicuramente, lo è già percepito come un grosso pericolo questo da quelli che vogliono mantenere l'Europa così come ora, e mi domando se esiste il timore che poi le reazioni da parte di questi siano diciamo scomposte, che si adoperino mediante sistemi, procedure, leggi per limitare ancora di più quello che potrebbe essere uno spazio democratico residuo per un eventuale, dico eventuale perché non sono sicuro che ci saranno, prossima elezione europea tra 5 anni. Anche perché da qua a 5 anni potrebbe succedere veramente di tutto nel mondo, già sono in movimento tutti gli assetti mondiali, vediamo anche i BRICS, si sta muovendo un po' di tutto, non sappiamo cosa potrà succedere e quando e come avremo la possibilità di esprimerci nuovamente. Quindi volevo sapere se temete anche reazioni di questo tipo da parte loro, grazie. Ma questo è strutturale, nel senso che il potere quando si trova in pericolo, quando si trova delegittimato di fatto dal voto popolare, tende diciamo a deviare verso l'autocrazia, no? Vi ho già detto, insomma, fatto parecchi esempi di come sia evidente la tendenza antidemocratica delle istituzioni europee. Vi aggiungo il tema DSA, no? Il Digital Services Act, che è passato quasi sotto silenzio, e anche qui ancora io credo che tanti colleghi del centrodestra che hanno votato a favore o non hanno votato contro quella roba lì non l'abbiano fatto per convinzione, ma l'abbiano fatto perché non si sono accorti di quello che c'era lì dentro, no? Questo è un altro problema di poca, no? Quello che vi dicevo, poca trasparenza del processo legislativo. Quella roba lì è oggettivamente
una cosa pericolosa, no? Una un assoggettamento a un'autorità politica della libertà di informazione, cosa che nel mondo democratico cosiddetto non esiste da nessuna parte, e quindi sicuramente quella è la tendenza, perché poi il risultato elettorale lo vedremo alle europee. In ogni caso, i partiti, diciamo, critici o che si oppongono in qualche modo all'integrazione europea faranno di nuovo un boom. Lo vediamo nelle elezioni nazionali, dove bene o male, a meno di clamorosi errori, i partiti, diciamo, di quel tipo lì fanno risultati straordinari, addirittura vanno al governo, seppur in coalizioni, seppur dovendo rinunciare alla premiership, però ci vanno, come in Olanda. Quindi sarà l'ennesima battaglia di questa guerra, perché è chiaro che il progetto vacilla nei suoi pilastri, no? Alle elezioni europee ci andrà a votare pochissima gente, no? Motivo per cui stanno finanziando da Bruxelles una campagna per far andare a votare la gente, no? Perché se oltre a una sconfitta in termini di consenso ricevessero anche una sconfitta in termini di partecipazione, insomma è un bel problema per loro, no? Ma teme possa essere l'ultima battaglia questa? Questa è la mia domanda anche, perché io temo questo. Non so se sarà l'ultima battaglia, io insomma non penso, però questo dipenderà anche da come va, da come va il 9. Certo, noi non molleremo, e credo che pian piano si va avanti, anche i cittadini europei lo capiscano sempre di più. Insomma, la sfera di cristallo io non ce l'ho. Sicuramente quello che ti posso dire è che è un tema e un percorso che andrà molto attenzionato, perché ci hanno insegnato che insomma sono pronti a giocare sporco, no? Quando vogliono. Quindi figurati. E in ogni caso, secondo me, hanno veramente anche paura di non farcela come vittoria, perché le destre, sicura le destre, insomma, diciamo questo vento di destra che soffia. Ma poi se posso, Patrizia, certo, sul tema maggioranza opposizione, cioè tenete conto che al Parlamento europeo questi concetti sono molto le dinamiche maggioranza opposizione. Questo concetto è molto più leggero, più flebile rispetto a quello a cui siamo abituati nei parlamenti nazionali, no? Quindi sicuramente ci sarà una maggioranza che elegge il Presidente della Commissione e la Commissione le cariche apicali, ma poi lungo i 5 anni di legislatura sarà una battaglia voto su voto su ogni provvedimento. Esatto. E quindi, insomma, su quello ci sarà da lavorare. Su quello il PPE dovrà fare una riflessione, se inseguire la sinistra e perdere voti, oppure insomma tentare in qualche modo un accordo più a destra, no? E anche delle stime numeriche che vedete sui giornali, no? Riguardo alla maggioranza che può eleggere la von der Leyen, è vero che probabilmente popolari, socialisti, liberali avranno una maggioranza numerica per eleggerla, ma questa teorica maggioranza numerica sarà molto più ristretta di quella che von der Leyen poteva avere nel 2019 e che non ha avuto perché è passata con 9 voti, no? Perché evidentemente non tutti in quel campo sono contenti della loro stessa candidata. E allora io la riflessione che faccio agli alleati che invece von der Leyen la vogliono è: ma cazzo, ma se non la vogliono nemmeno i loro, ma perché dobbiamo volerla noi? Ma bravo! Cioè non sono convinti neanche loro di volerla, perché il congresso del PPL che l'ha nominata non l'ha nominata all'unanimità, anzi, perché gli attacchi di queste settimane a von der Leyen vengono dall'interno,
Cioè, noi del Pfizergate è una roba che esiste da tre anni, eppure insomma l'attacco forte dai giornali è arrivato un mese e mezzo fa, perché è evidente che ci sia qualcuno all'interno della sua compagine che non ha piacere che questa signora faccia un secondo mandato. Noi cercheremo insomma di accontentarli, ecco. Comunque questo porta a dire che è importantissimo andare a votare e convincere più persone a votare, perché a questo punto è proprio questione di veramente di poco. Ma di guarda, volontà, adesso, adesso faccio il Borghi, no? Quindi inizio a ragionare con i numeri e tutte le cose. Allora, sì. le stime di partecipazione a questa tornata europea per l'Italia sono intorno al 53-54%, che è un tasso di partecipazione bassissimo. Se il tasso di partecipazione è bassissimo, vuol dire che pochi gruppi di elettori possono spostare davvero dei numeri importanti in termini percentuali. E quindi, insomma... avrà più successo il partito che è in grado di portare di più i suoi elettori alle urne. Esatto. E in questo torniamo al discorso che veramente secondo me questa Matteo ha avuto un colpo di genio nello scegliere Vannacci, secondo me, perché ma guarda, io non sono un appassionato, fortunatamente vivendo in Belgio o in Francia parte della settimana non guardo i talk, leggo poco i giornali italiani, insomma cerco, forse è anche un problema, però vabbè, cerco di tirarmi fuori. Quindi io Vannacci la prima volta l'ho sentito parlare quando un mese fa ha presentato il libro a Roma con Matteo, poi l'ho conosciuto dal vivo quando siamo stati a Livorno, abbiamo fatto un evento qualche settimana fa. Devo dire che oggettivamente è geniale nel come fa incazzare la gente dall'altra parte. È vero, già quello pensate che sabato eravamo, abbiamo fatto la chiusura a Milano, no? Io ho parlato dal palco, quindi dietro il palco, insomma, ci siamo visti con lui e mi faceva vedere le vignette che aveva pronte per il giorno dopo, no? Sulla questione della decima, della X, eccetera, eccetera. Cioè proprio si diverte, no? Nel provocare questi rincoglioniti. E poi devo dire che ha un seguito pazzesco anche negli elettori militanti della Lega. Io ho girato, insomma, anche nei territori forse un po' meno adatti, no, alla sua candidatura, qui da noi in Lombardia, nelle roccaforti del leghismo, la mia provincia, Bergamo, e invece è veramente un consenso enorme, no? Ero, prima di collegarmi, ero in provincia di Monza per insomma sostenere un nostro candidato sindaco, che mi diceva cazzo, qui nel mio comune, che è un comune di quasi 30.000 abitanti, dice, a tante persone che mi dicevano tornerò a votare Lega perché c'è Vannacci. Quindi Vannacci non solo porta probabilmente erode del consenso di Fratelli d'Italia, no? Ma riporterà anche ex votanti leghisti a votare Lega. Ma ti dico di più, scusa Patrizia. Scusa? No, scusa, dico dopo. No, ti dicevo che ho sentito persone che votavano Fratelli d'Italia, che hanno votato Fratelli d'Italia, che invece dicevano che sarebbero tornati per Vannacci, perché comunque tanto la Meloni ormai lì non la toglie nessuno e non gliene frega niente. E invece a loro piace molto Vannacci, e anche oggi ho notato che al mercato proprio Vannacci, quando dicevi Vannacci, la gente si fermava e
No, lui sai perché per me è geniale, perché comunque ha spezzato questo, questo terribile cordone del pensiero unico corretto, per cui tu non puoi parlare di niente, e la gente, non potendo parlare, ha comprato il libro a centinaia di migliaia, di fatto decretando il successo prima ancora che sapessimo che faccia avesse, oggettivamente. Guarda, per, che, la Lega, per la Lega è stato salvifico anche per un altro motivo, cioè noi in questa campagna elettorale rischiavamo di essere schiacciati dal dibattito polarizzato Meloni contro Schlein, e quindi che di Lega non si parlasse. Esatto, la candidatura, sì, di Vannacci ha fatto sì che in questa campagna elettorale di Lega si è parlato, cioè siamo stati, diciamo, partecipi del dibattito mediatico, no? E quindi, insomma, questo è sicuramente parte dell'idea, secondo me, intelligente di Matteo. E credo che meriti un sostegno perché ha avuto il coraggio di farlo, e anche perché questo gli dà più forza poi anche nel dibattito interno al partito. Certo, assolutamente. Per Brunella, dare conferma, scusa. Ah, vai. No, per dare conferma a quello che avete detto entrambi, sia tu Patrizia che Marco, in questi giorni che anch'io sono in giro a volantinare, la risposta che ho avuto è stata fantastica, e addirittura vecchi amici della Lega stanno tornando, mi hanno chiamato, ma ci potresti portare i santini di Vannacci? E stanno facendo anche loro una campagna che mai avrei creduto. Oggi comunque nel mio piccolo ho portato via 2 voti alla Meloni. brava. E anche questa signora dice: guardi, io ho sempre votato, è un'amica di mia mamma, ho sempre votato Fratelli d'Italia, però questo Vannacci mi piace un sacco, dice le cose che piacciono alla gente, e ho sentito tanta gente che alle politiche ha votato la Meloni, questa volta vota Vannacci perché è bravissimo e piace un sacco. Quindi direi che operazione Vannacci del Matteo assolutamente vincente, e Matteo l'ha vista lunga, l'ha vista, bravissimo. Brunella, tocca, scusa, adesso facciamo sentire Brunella. Sì, buonasera. Ciao. Dunque, dopo quasi 30 anni, diciamo, in certe amministrazioni tedesche, purtroppo sono... Qualcuno ha il microfono aperto? Infatti non so, qualcuno ha il microfono, basta. Grazie, sì, dopo una trentina di anni all'estero in certe amministrazioni tedesche, dato che io vivo a Berlino e mio marito è tedesco, noi abbiamo notato un sabotaggio micidiale che ha colpito tutte le amministrazioni tedesche negli ultimi 2 anni, praticamente ci siamo ritrovati con le spalle al muro. Credevamo di vivere assurdamente, almeno fino a un certo punto, in uno stato democratico, invece ci siamo ritrovati a quello che era la realtà, una colonia militare americana. Ci siamo tutti, tutta un po' l'Europa penso si sia svegliata in questa situazione oscena. Quello l'orrendo che si sta avverando adesso è che non solo Biden era praticamente sotto scacco da parte sionista, ma molto probabilmente anche Donald Trump, dato che il signore ha appena ricevuto milioni e miliardi di supporti da una signora sionista americana in cambio del West nella Palestina, al West End. Ora, io vorrei chiedere, se posso, lo so che la domanda è abbastanza impertinente e capisco anche se non si può rispondere apertamente, vorrei sapere qual è la posizione contro appunto questa aggressione sionista che tutti gli stati e tutti i membri stanno ricevendo. Noi ce l'abbiamo fino al collo, chiaramente in Germania, figurarsi all'estero, ma vediamo quello che succede negli Stati Uniti, è un'oscenità. E se c'è la possibilità di un cambiamento in questo, perché c'è il terrore veramente è quello. Grazie. Marco, te la sento. Guarda, no, ma insomma, molto, molto sinceramente vi dico come la penso io, proprio raccontando la mia esperienza di questi 10 anni, dove ho visto
Io ho sempre detto a Matteo Salvini una cosa, no? Quando poi mi sono occupato, no, di creare, diciamo, le connessioni estere un po' per la Lega, non solo in Europa. Che è vero che Matteo mi rispondeva sempre: io i voti li prendo in Italia, quindi mi concentro sull'Italia, però sappiamo bene che per governare oggi non basta, devi avere una forte rete di alleanze in tutti i paesi importanti, no? E sicuramente gli Stati Uniti e Israele sono due paesi importanti sullo scenario globale, quindi noi su questi paesi e in questi paesi per necessità abbiamo cercato di creare legami forti con quelle forze politiche che insomma ritenevamo più vicine e più utili al nostro progetto. Cosa intendo? Che di fronte a un risultato elettorale non rispettato da certe istituzioni, quelle europee, no? E qui vi faccio l'esempio del governo del 2018, no? Tu hai bisogno, in Italia abbiamo bisogno di uno scudo, quindi di relazioni internazionali forti che ci possano proteggere. E quello che abbiamo fatto come Lega, con diciamo, un partito negli Stati Uniti e un partito in Israele, va esattamente in quella direzione, cioè è necessario un controbilancio al vincolo esterno, no? Che paradossalmente negli Stati Uniti è Trump e in Israele è stato rappresentato dal Likud. Poi, come vi dicevo prima, la politica dei vari paesi ha le sue complessità, no? Quindi il sistema americano sappiamo come funziona, è un sistema dove la politica la fanno i ricchi, perché è un sistema, io ricordo insomma spesso quando vado a parlare con i colleghi del congresso americano, addirittura con i senatori, noi che ci lamentiamo di quanto costa una campagna elettorale per le elezioni europee, per loro quella è una cifra ridicola, no? Quindi è un sistema che si basa purtroppo su quello, e quindi è ovvio che i candidati dal presidente in giù siano influenzati dai propri finanziatori, no? Però ripeto, per quanto riguarda quello che è l'interesse della Lega e quindi l'interesse nazionale e la sovranità, perché questo è un tema insomma che noi portiamo sempre come vessillo e come pilastro della nostra offerta politica, oggi in questa situazione dove hai delle istituzioni europee che hanno la capacità di influenzare un risultato elettorale, no? Ricordate il Presidente della Repubblica che non vuole Savona come ministro dell'economia e tanti altri, diciamo, episodi più o meno eclatanti. È importante costruire delle relazioni con altri paesi. Insomma, io sono molto felice che questa piccola cosa che era partita, non dico quasi come gioco, ma con tanta fatica, con tanti viaggi negli Stati Uniti, abbia portato alla presenza di un personaggio emergente di spicco del Partito Repubblicano molto vicino a Trump, che avete visto a Firenze, e che questa presenza si sia sviluppata poi anche oggi con la telefonata viva che era in Italia, è andato a incontrare Matteo nel mentre hanno, diciamo, fatto questa chiacchierata telefonica con Trump, ma in questo binomio poi si interseca anche Elon Musk, le relazioni che abbiamo costruito anche da quella parte, tramite, diciamo, quello che è un po' il suo referente in Italia e in Europa, Andrea Stroppa, che io personalmente sono riuscito a riavvicinare a Matteo Salvini, e quindi insomma è emerso tutto questo. Quindi ripeto, sono dinamiche complesse. Per quello che vedo io e credo sia importante io,
sia importante per come la vedo io, è che servono, a noi servono delle relazioni internazionali importanti per difenderci da quello che è l'attacco antidemocratico di istituzioni che è evidente che non gradiscano un certo tipo di governo nel nostro paese e che non gradiscano certe forze politiche, ma non è valido solo per l'Italia. Quello che è successo in Polonia lo avete visto, ecco, il grande errore dell'ex partito di governo polacco è stato credere che dando i voti per fare eleggere von der Leyen questa sarebbe stata tenera nel rompergli le corna, no? L'Ungheria è stata un po' più intelligente, anche se commise lo stesso errore, ma Orban fu giustificato, all'epoca lui stava nel Partito Popolare Europeo. Quindi sono dinamiche complesse, noi abbiamo bisogno oggi di questo scudo per farci forte, poi ognuno nel suo interesse nazionale fa le proprie scelte, no? Però ci vuole anche un po' di tattica. Credo anche di fegato, ci vuole anche un po' di fegato, diciamo. La ringrazio, buonasera. Comunque posso, a questo proposito vi consiglio, perché come l'ho sentito a Roma, se potete andare a cercarvelo su YouTube così, Vivek Ramaswamy si chiama, è l'intervento che ha fatto a Winds of Change, se non sbaglio, vero? Sì. Marco? Ecco. Esatto. Stupendo, una cosa cioè, che non è proprio solo politica, c'è tutto lì, è veramente, ha parlato di una lotta diversa, spirituale, veramente dove le forze che sono in gioco sono alte, insomma, alto livello. Ascoltatelo perché merita tantissimo. Tutta quell'evento è stato stupendo. Luca, vuoi parlare tu? Sì, mi sentite? Sì. Perfetto, vabbè. Grazie mille Patrizia, saluto Marco, con cui nell'ultima occasione siamo mai riusciti a incrociarci perché a Milano Mi hanno sequestrato dietro il palco, Luca. No, lo so. Ma tra l'altro Matteo mi chiama un'ora prima e gli dicevo guarda che devi intervenire sul palco e apri tu. E gli ho detto grazie. No, però insomma, dai, dimmi Luca. No, io torno un attimo. Perché a sostegno di Vannacci, giocando un po' sull'utilizzo della candidatura di Vannacci, un po' come Ariete nei confronti dell'elettorato di Fratelli d'Italia. Infatti in questo comitato sono entrati un ex candidato alle regionali di Fratelli d'Italia, che era dirigente in AN, e uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, Lecco. Ed effettivamente un po' il colpo l'hanno sentito, perché ovviamente i rapporti che c'erano con loro sono diventati un attimino freddi su questa cosa qui. Poi, sfruttando il fatto che Vannacci è un po' il personaggio del momento, noi l'abbiamo avuto nel mio comune a presentare il libro ospite, e ovviamente c'è stata una polemica furibonda con i sinistri accampati fuori dalla sala a protestare, quindi è stata una cosa abbastanza d'impatto. A ottobre il ritorno del comitato e quant'altro sul territorio ha creato anche di tutta una serie di movimenti. E anch'io ho notato una cosa, che ci sono molti leghisti storici, quindi non dico bossiani, ma persone che comunque hanno vissuto la Lega da prima ancora che entrassi io, che sulla candidatura di Vannacci hanno deciso di spendersi perché l'hanno considerata comunque una candidatura degna di essere supportata, perché poi è una candidatura, e questo mi ha fatto piacere sentirlo, è un candidato che dice cose che diceva la Lega anche magari anni fa e non aveva nessuna paura nel dirle. Ed bravissimo, questo è fondamentale, sono d'accordo. Esatto, poi sabato ho trovato il mio amico Gianluca Savoini a Milano, abbiamo parlato un po' del più del meno, anche lui che è uno dei leghisti storici del milanese, mi confermava che tantissimi si stanno avvicinando, ritornando alla Lega, tanti hanno deciso dopo tempo che magari guardavano un po' le cose accadere di rimettersi un po' in gioco e spendersi per questa campagna elettorale, e in più tanti che erano indecisi tra il non votare o fare un voto di protesta, sembra che, e anche guardando sui social penso che ce ne siamo accorti un po' in tanti, sembra che
Vannacci stia diventando il voto di protesta, un po' quello che era Matteo nel 2014 e quello che poi è stato nel 2019, quindi è secondo me una candidatura azzeccatissima. Mi fa specie che ci siano, ma con Marco qualche parola l'abbiamo scambiato tempo fa, che ci siano dirigenti importanti del partito che non abbiano capito, non vogliono capire questa cosa, perché al di là dei messaggi i governatori che supportano, però altri potrebbero dire ci sono 19 candidati nel collegio, lui è uno di questi candidati, io personalmente farò una scelta di questo tipo senza andare a rimarcare più tanto sul fatto che... Guarda Luca, su questo tema se posso interromperti, perché questo è il punto, allora è assolutamente normale che in un partito ci siano idee, sfumature diverse, che qualcuno possa essere in disaccordo, no, con un certo tipo di decisione. Poi però quando la decisione è presa siamo tutti parte della stessa squadra e si sostiene e si fa di tutto, cioè, per fare un buon risultato, no? E in questo devo dire che negli ultimi due consigli federali, anche sul tema Vannacci, Giancarlo Giorgetti l'ha capito. L'ultimo consiglio federale, che è stato qualche settimana fa, quando abbiamo bollinato le liste per le europee, Giancarlo Giorgetti ha sostenuto la bontà della scelta di Vannacci in senso tattico, no? Quindi quello di dire cerchiamo di non essere schiacciati nella dicotomia Schlein-Meloni, è comunque una persona che ci porta voti da fuori, è stata comunque una scelta del segretario e quindi noi, in quanto parte di questo gruppo, dobbiamo sostenere questa scelta, no? E io stesso non ho digerito e sapete bene che non ero d'accordo con certe scelte che la Lega ha fatto, no, in questi anni, però a un certo punto poi si è una squadra e con la responsabilità anche da capogruppo un po' di rospi li ho ingoiati, perché so che Matteo è una persona in buona fede, è una persona che merita sostegno, quindi per questo quello che vi dicevo prima, cioè il voto di preferenza importante è il voto a Vannacci, perché se Vannacci fa un grande risultato, anche chi internamente forse non si è comportato in una maniera di come ci si comporta in una squadra, deve ricevere un messaggio forte dall'elettorato. E quindi Luca continua, scusami. Sì, vorrei fare un intervento se possibile dopo, scusate il disturbo. No, perché disturbo? Figurati, siamo apposta qui. No, quindi dicevo, ben venga questa candidatura, perché oltretutto ho conosciuto Vannacci quando è venuto a presentare il libro, una persona comunque degna di fiducia, una persona molto seria, magari al di là dell'immagine che gli hanno voluto costruire, quindi ben venga lo schiaffo nei confronti anche magari di certi nostri alleati di governo per quello che è successo e per certe politiche magari un po' troppo morbide che siamo costretti anche un po' a subire da parte degli alleati di governo, e magari ben venga uno schiaffo, ma di quelli salutari, anche un po' interno, per far capire che comunque la scelta di Matteo non è una scelta dettata dal caso, ma una scelta comunque ponderata. Poi ripeto, estremamente ben vengano i candidati che hanno il coraggio di toccare certi temi e le capacità anche poi per portarli avanti. Giusto. Allora, c'è, ho visto che appunto c'è Glaudius e poi Damian, non so, anche lui fa parte probabilmente di qualcosa di europeo, non so. Glaudius, vuoi fare una domanda? Sì, ecco, buonasera a tutti, e volevo fare due osservazioni, non so se sono già state affrontate, però ecco, io le ripropongo. Ecco, la prima è che, ecco, mi dispiace che non ci sia stato nessun candidato come presidente della Commissione Europea della Identity and Democracy, oppure perlomeno della ECR, no? Quindi European Conservative and Reformists, questo è un peccato.
E invece la seconda osservazione che mi sta ancora più a cuore, che mi dispiace, che ecco, in linea generale sembra che Identity and Democracy voglia escludere Alternative für Deutschland dal gruppo, perché io credo che le affermazioni di Maximilian Krah dell'Alternative für Deutschland in realtà non corroboravano, diciamo, tesi neonaziste o roba del genere, ma semplicemente dicevano che alcune persone delle SS, diciamo, non erano necessariamente, ecco, malvagie, ma si erano adattate alle circostanze, un po' come ad esempio mio nonno, che era fascista, ma lo fu solo esclusivamente per poter mantenere il suo posto di lavoro come dirigente scolastico. Grazie per l'attenzione. Come tutti allora, erano tutti fascisti. E fino a... Vabbè, questo. Allora, Marco. Sullo Spitzenkandidat, identità e democrazia, ne abbiamo discusso parecchie volte, però non riconosce questo meccanismo, perché riconoscere questo meccanismo vorrebbe dire legittimare in un qualche modo l'essenza di un superstato europeo, no? Quello è il senso che hanno voluto dare creando questo tipo di meccanismo, no? Quindi dare la parvenza che ci possa essere, che davvero un gruppo politico europeo sia di fatto un gruppo europeo, no? Quindi un gruppo in cui le identità nazionali vengano annacquate, no? Sotto un vessillo unico. Il gruppo europeo a noi serve per partecipare, serve per avere un'organizzazione, ma la nostra essenza è fatta di partiti nazionali e la sovranità appartiene a quei partiti. Per questo noi non indichiamo un candidato unico alla presidenza della Commissione europea. Grazie, onorevole. Pronto? Ecco Marco. Marco, ci siamo. Ecco, mi sentite? Scusate, ma è purtroppo le ultime giornate ci portano in giro, ma ci tenevo a fare anche itinerante questo punto. Esatto. E invece, stavi finendo un discorso oppure avevi chiuso che poi... Non so fino a dove mi avete sentito. Mancava la questione della considerazione riguardo Alternative für Deutschland e dell'esclusione da Identity and Democracy. Quella l'ho spiegato all'inizio, forse non hai ricollegato, che non è stato tanto... Sì, chiedo scusa, non siamo collegati. No, un tema di alcune dichiarazioni, è stato proprio un problema strutturale di un partito che non aveva una leadership. Per noi è stato molto difficile dialogare, per me da presidente di gruppo è stato molto difficile dialogare o avere un supporto dalla leadership di Berlino quando qualche problema c'era con la delegazione tedesca in Parlamento. Hanno cambiato 5 capi delegazione in 5 anni, l'ultimo addirittura contro la volontà della leadership, quindi era davvero oggettivamente difficile continuare, però non escludo che, essendo un partito giovane, se insomma riuscirà ad avere un'organizzazione funzionale, si possa insomma tornare a lavorare insieme. Questo poi è una sfida anche per AFD stessa, di cui io ho parlato tante volte, anche con la loro leadership, hanno un potenziale immenso che perdono solo ed esclusivamente davvero per uno stato confusionale che spesso... Franco, vai avanti. Onorevole Zanni, stavo dicendo ben trovato. La seguo ormai da tanto tempo, dai tempi in cui lei fece quell'inizio all'interno di quel movimento in cui non credetti per nulla. Comunque, lei era una figura che spiccava. E aveva già allora polarizzato la mia attenzione e ne ha dato conferma in questa legislatura in Parlamento europeo del suo valore. Ciò detto, come preambolo, è vero che Giorgetti si è adeguato
ecco, a quella soluzione di Vannacci, però sappiamo bene che tutto ciò è accaduto a torto collo. Quindi chiudo questo preambolo e voglio tornare sul discorso del Parlamento, meglio dell'Unione Europea. Lei ha detto benissimo quando ha affermato che è una istituzione senza costituzione antidemocratica, ma lo è proprio perché non ha una propria costituzione, ma ha una forma di trattato semplicemente che pur avendo al suo interno un Parlamento non esprime alcun sistema democratico che possa allinearsi alle linee appunto che la democrazia imporrebbe ad un'istituzione che tale si definisce. Quello che io mi chiedo è semplicemente questo. Una volta che il Parlamento europeo si va a ricostituire e non essendo riconosciuta l'opposizione, perché non è diventato alcun ruolo, se non quello di esprimere le proprie idee liberamente, perché istituzionalmente non è, diciamo, non ha alcun riconoscimento. Come intendete appunto bloccare l'arroganza o la tracotanza dei soggetti come le sinistre, insomma, che albergano in quell'area, in quel sito istituzionale? Eccomi, mi sentite? Adesso sì. Ecco, ho sentito la prima parte della domanda del signor Franco, poi non so se è andato avanti, cioè sul tema come farete opposizione in un sistema che formalmente, diciamo, non prevede. Esatto. Sì, ma c'era anche l'altra parte, cioè come, o meglio, che tipo di rapporti potreste intrecciare con i sistemi extraeuropei perché alla fine possano interagire a tal punto da bloccare questa deriva che abbiamo assistito in questi 5 anni, che è stata veramente quasi distruttiva. Allora, sul primo tema, è quello un po' di cui parlavo prima, no? Le dinamiche maggioranza opposizione al Parlamento europeo sono molto diverse rispetto a quelle a cui noi siamo abituati, proprio per motivi, no, strutturali. Però è possibile comunque, in senso letterale, fare opposizione. E credo che in questi 5 anni, come ho detto prima, siamo riusciti innanzitutto a orientare il dibattito, cioè a forzare le posizioni di quella parte del centrodestra che aveva fatto da stampella a socialisti e verdi in progetti che andavano palesemente contro l'elettorato, no? Ad esempio il Green Deal. Quindi su questo credo che ci sia già stato un successo nostro come partito, come gruppo politico, nel forzare il dibattito e alcune posizioni. Se oggi c'è ancora una speranza di smontare il Green Deal, e credo che si andrà in quella direzione, è perché noi siamo riusciti da opposizione a forzare il PPE e due a dare i numeri che servivano per edulcorare o per bloccare certi provvedimenti. La legge sul ristoro sulla natura, ad esempio, che era uno dei provvedimenti parte del Green Deal, l'abbiamo bloccata. La Commissione è stata costretta a togliere dal tavolo la proposta. Sul ban al motore endotermico siamo riusciti a inserire un emendamento che prevede una revisione al 2026, no? Quindi faremo esattamente come abbiamo fatto in questi 5 anni. Poi i numeri contano, sicuramente i numeri contano, quindi sarà importante avere i numeri il 9, ma non solo contano i numeri, ma conta anche come si riesce a farli pesare, no? Anche qui quello che dicevo prima, capire tra di noi che il gioco di squadra, anche da gruppi diversi, è necessario. Possiamo incidere molto di più. Per quanto riguarda la collaborazione con forze esterne all'Unione Europea, anche qui quello che ho detto prima, noi abbiamo lavorato anche su questo, la presenza di
di Vivek Ramaswamy a Firenze è un esempio di questo lavoro. I legami, insomma, che Matteo ha creato direttamente con Trump sono un esempio di questo lavoro. Perché lo facciamo? Perché pensiamo tatticamente che Trump, un'amministrazione Trump, possa essere funzionale, diciamo, a far abbassare la cresta a qualcuno in Unione Europea. Quindi sicuramente su questo ci stiamo focalizzando. E poi, insomma, in questo la Lega ha avuto sempre un po' di difficoltà, quello che vi dicevo prima, quando io ogni tanto dicevo: Matteo, vieni, che insomma ti ho organizzato un po' di incontri, lavoriamo su questo paese piuttosto che quell'altro. Insomma, la sua risposta era: meglio i voti li prendo in Italia. Non basta prendere i voti per governare in questo sistema, e questo lo abbiamo capito. Però insomma ci sarà da lavorare anche su quelli che sono i paesi emergenti, no? Sempre con molta attenzione, però è chiaro che con certi soggetti, volenti o nolenti, se ti poni alla guida di un paese, devi avere a che fare, no? Penso all'India, penso alla Cina, penso ai paesi del Medio Oriente, penso a alcuni paesi dell'Africa. Chiaro che geopoliticamente per il nostro paese il Mediterraneo rimane comunque, no, un centro di attenzione. Però quello è un lavoro da strutturare ancora meglio. Io l'ho fatto con fatica, proprio perché forse la Lega non era abituata a fare questo tipo di lavoro. Noi abbiamo costruito una base che sta dando alcuni frutti. Parlavo prima anche delle relazioni con Musk, che è, volente o nolente, comunque oggi una figura politica globale. Magari tra 10 anni ci troveremo lui e Zuckerberg che lotteranno per la presidenza degli Stati Uniti d'America. Questo è il lavoro che abbiamo impostato, crediamo sia importante, insomma va sviluppato ancora meglio. Anche perché con Trump, Trump è una guerra, una almeno finisce. Una guerra. Io intanto, scusami Patrizia. Aspetta che ci no, volevo tra... solo, no, sì, Frank, sì, volevo solo ringraziare, tempo... volevo solo ringraziare l'onorevole e dirgli che era la risposta che mi aspettavo. Okay. Soprattutto la novità era del fatto che il rapporto diplomatico, anche se per mano di un partito o di un soggetto politico, che ha sempre tenuto alto l'onore, la dignità e la qualità dell'Italia, sta riemergendo anche attraverso questi atteggiamenti. Grazie. Okay. Fedra e poi Donbass. Fedra? Eccomi, sì. Salve onorevole, buonasera. Allora, guardi, io volevo porre un quesito in merito alle CBDC, e quindi in particolare l'euro digitale. Volevo capire qual era lo stato dell'arte e se c'erano possibilità che veda la luce, perché credo che una disgrazia più grande dell'euro sia l'euro digitale, se possibile. Grazie. E questo, ti devo dire la verità, preoccupa molto anche me. Però sì, aspetto le tue risposte. Allora, questo è un tema che io ho seguito sin dal principio, ed è un tema di cui in Banca Centrale Europea ci hanno capito ben poco, perché è nato come un progetto alternativo alle criptovalute, non capendo che il valore delle criptovalute fosse la decentralizzazione, cioè il punto, diciamo, di forza di una blockchain, seppur con varie sfumature dipendenti dalle differenti blockchain, è il fatto che non ci sia un'autorità centrale che controlli, no, i parametri di riferimento della moneta.
mentre il progetto della BCE è partito ovviamente come un progetto di centralizzazione e quindi di creazione non di una, di una DLT, quindi di, una, di un ledger distribuito, ma di una moneta virtuale controllata dalla Banca Centrale Europea. Non credo che quella sia la minaccia più grande. La minaccia più grande è invece quello che è il cosiddetto single ledger, cioè un'entità privata unica che controlla tutti i parametri che regolano una moneta, no? Ad esempio, vi ricordate il progetto Libra di Facebook? Ma credo che, insomma, prima o poi qualcuna di queste grandi organizzazioni o qualche grande banca stanno investendo in questa tecnologia, lo farà. Allora il rischio sarà davvero quello di mettere in mano la nostra vita, perché i soldi oggi sono la nostra vita, a un'istituzione privata. Per quanto riguarda le banche centrali, ripeto, sono state le prime, diciamo, a fare progetti pilota di questo tipo, ma alla fine credo che chi giungerà a conclusione giungerà con un progetto un po' abortito, no? Proprio perché ha anche poco senso. La preoccupazione più grande invece sarà la creazione, eventualmente la legittimazione di questi single ledger che sono molto pericolosi, perché insomma davvero tutte le fantasie o meno orwelliane più strane che ci possono venire in mente diventano realtà. Noi collaboriamo con un professore esperto proprio di questa materia e il prima possibile dovremmo organizzare un convegno a cui insomma vi invito a partecipare, ad ascoltare, proprio per alzare l'attenzione sulla pericolosità di questo tema. Molto volentieri, sì, anche perché io rispetto all'euro digitale la mia preoccupazione era che tendenzialmente per poter funzionare avrebbe dovuto prevedere l'abolizione del contante, perché sennò sarebbe stata una duplicazione di una cosa che esiste già, no? Avendo comunque... Quello sicuramente è un obiettivo perseguito da Banca Centrale Europea, CBCD o meno. Però qui davvero la cosa pericolosa riguarda insomma questo punto, questa evoluzione. Convengo. Tra l'altro sulla moneta di banca centrale si sono sollevate anche le banche private, perché di fatto è una disintermediazione totale tra la banca centrale e il cittadino. Oggi nessun cittadino può avere un conto corrente presso la BCE, no? Lo possono avere le istituzioni finanziarie. Con questo progetto iniziale della BCE si rischiava un po' questo tipo, quindi in questa battaglia, almeno per quanto riguarda la moneta digitale di banca centrale, le banche private sono state alleate, però il problema è se finisse poi direttamente nelle loro mani la gestione di una tecnologia simile e i poteri che questo rappresenta. Anche perché con le cripto sono molto insediate le banche, no? Perché fondamentalmente l'obiettivo delle cripto è diventare banche di se stessi in qualche misura, insomma, con la decentralizzazione, quindi immagino che qualcosa vorranno escogitare. Tante banche hanno investito in questi progetti, no? Quindi in blockchain, penso a Ripple ad esempio, è una criptovaluta in cui insomma tanti istituti finanziari, alcuni istituti finanziari stanno sperimentando ad esempio l'utilizzo della blockchain per strutturare emissioni obbligazionarie. Insomma è una tecnologia in cui anche le banche hanno investito proprio per
per quello che rappresenta la minaccia di queste tecnologie per il sistema finanziario tradizionale, no? Cioè la disintermediazione e l'abbattimento dei costi. Certo, anche perché Ripple credo che sia una concorrente dello SWIFT, no? Che possa in qualche modo di fatto tutte le blockchain sono concorrenti dello SWIFT, tutte le monete, le cosiddette criptovalute, le DLT sono concorrenti dello SWIFT. Voi pensate che i soggetti sanzionati utilizzano il sistema del Tether, no? Che è quello di stabile e più diffuso per spostare quantità di denaro. Gli stessi soggetti cinesi, laddove il regime cinese ha messo negli ultimi anni forte restrizioni alle esportazioni di capitali fuori dalla Cina, i volumi di utilizzo di Tether, no? Quindi del dollaro virtuale, chiamiamolo, in Cina sono esplosi, no? E uno può spostare milioni di dollari a un costo veramente irrisorio e a una velocità pazzesca, no? In un quarto d'ora tu ti ritrovi la somma. Quello che noi spaventa però appunto insomma, è accreditata. Sì. No? Diciamo che Tether è stato molto utilizzato anche nei paesi emergenti come moneta antinflattiva, se vogliamo, no? Come protezione all'inflazione in paesi molto... Chi aveva un cambio piegato al dollaro e poi è stato messo sotto sanzioni e quindi il dollaro non poteva utilizzarlo, ha deciso di andare per la via virtuale. Sì. No? Insomma, discorso interessante, molto molto ampio, magari poi una serata, ripeto, è una cosa da fare perché con questo professore molto volentieri, io sarò perché molto interessata al tema. Io e Fedra su questo argomento praticamente postiamo ogni giorno, perché appunto teniamo sviluppi, come hai detto tu, orwelliani, e siccome le cose uno le intuisce, poi dici ma no, figurati, e invece capire bene è importante per tutti. Credo sia importante proprio. Grazie moltissimo. Grazie mille, grazie. Donbass, anzi, forse si dice. Donbass, sì, anche, grazie. E c'è anche Damian, mi sono, dopo poi, non so se era prima o dopo, ma comunque. Non Donbass. Lo so, sinceramente. Vi ringrazio dello spazio, saluto ovviamente l'onorevole Zanni, a cui volevo chiedere, mi scuso se l'argomento è stato già trattato eventualmente, volevo chiedere un commento sulle dichiarazioni di Putin di oggi, non so se sono state affrontate. Io sono un giornalista freelance, mi trovo in Donbass, vivo in Donbass, e le dichiarazioni di Putin le vado a leggere, se appunto non è stato affrontato questo argomento. La posizione del governo italiano è più moderata di quella di altri paesi dell'Unione Europea. Apprezziamo questo. La russofobia in questo paese non viene gonfiata. Contiamo sul fatto che una volta normalizzata la situazione in direzione ucraina, i rapporti con l'Italia vengano ripristinati più rapidamente che con altri paesi europei. Mi sembra evidente una mano tesa da parte del presidente della Federazione Russa, e visto gli sforzi di questi ultimi giorni, le dichiarazioni di Salvini in merito all'invio delle armi che potrebbero essere utilizzate verso il territorio russo, ma parlo del territorio russo storico perché già attualmente vengono utilizzate sul territorio russo, perché il Donbass, a mio giudizio, a giudizio della Russia, è territorio russo ma non è riconosciuto come tale dall'Unione Europea e dall'Occidente. Ma viste le dichiarazioni di Salvini, chiedevo all'onorevole, in virtù di queste dichiarazioni di Putin, se non sia il caso magari di fare quel passetto in più, quel passo più proprio verso contro l'invio delle armi all'Ucraina, a prescindere da dove vengano utilizzate, visto che ormai la narrativa che ci è stata imposta, secondo cui l'Ucraina starebbe difendendo i valori democratici dell'Unione Europea, credo che non ci credano più neanche coloro che affermavano questa follia, visto che l'Ucraina di democratico non ha praticamente nulla. Non sto qui ad elencare
la cancellazione dei partiti politici di opposizione, non mi metto a elencare il fatto che c'è una discriminazione religiosa dal momento che c'è una sostituzione della Chiesa di Stato con la Chiesa ortodossa ucraina, praticamente la Chiesa che è stata costruita da Poroshenko qualche anno fa, praticamente ha sostituito la Chiesa ortodossa ucraina, non mi metto neanche a parlare magari di come vengono raccolti i poveri ragazzi ucraini per strada e mandati al fronte. Ecco, non voglio elencare tutte queste purtroppo quelli che possiamo definire crimini a tutti gli effetti, ma ecco, volevo un commento proprio dell'onorevole in virtù di queste dichiarazioni che secondo me sono molto importanti del presidente della Federazione Russa. Grazie per lo spazio. La domanda è chiara. Non avevo sentito queste dichiarazioni di oggi. Ripeto quello che ho detto, non mi ricordo se ieri o lunedì in un incontro dove mi si chiedeva come vedevo la situazione tra Russia e Ucraina nel futuro prossimo. Io credo che l'Europa, intesa come Unione Europea, non abbia alcun ruolo da giocare in questa partita. Perché è totalmente irrilevante, lo abbiamo visto in questi tre o quattro anni, e le sparate di certe cariche istituzionali europee sono davvero da dilettanti, no? Kissinger, quindi parlo di un americano. Sappiamo insomma gli americani, no, come la pensino in generale, o lo scontro che hanno avuto con la Russia. E Kissinger non si sarebbe mai permesso pubblicamente di fare certe dichiarazioni. Kissinger fu quello che organizzò la famosa partita Stati Uniti-Cina di ping pong, dove gli Stati Uniti presero una scoppola memorabile, però dove insomma si stemperò la tensione all'epoca tra Cina e Stati Uniti. Quindi questo è il primo punto fermo. Io non credo che l'Europa in sé giocherà alcun ruolo in un processo di pace e di dialogo che partirà presto, partirà quando Stati Uniti e Ucraina si siederanno di fronte a Russia e probabilmente Cina. L'Italia sicuramente può giocare un ruolo, perché noi con la Russia abbiamo sempre intrattenuto ottimi rapporti, e perché l'Italia credo debba tornare a giocare quel ruolo di mediazione che solo noi, con i nostri diplomatici, col nostro modo di fare, con la percezione che hanno di noi all'estero, potevamo avere, no? Se vi ricordate, in passato l'Italia è stato il ponte, no? tra l'Occidente, tra la NATO e alcuni regimi arabi, no? La funzione di mediazione, la funzione di collante. Se l'Italia insomma riprende e riconosce di nuovo la capacità di questo ruolo, sicuramente potremo avere anche noi come paese un ruolo in questo tavolo. Se andiamo a traino dell'Unione Europea, non solo saremo irrilevanti, ma perderemo anche quel grip, passatemi il termine, commerciale che avevamo in Russia, perché la Russia è stato un partner importante commerciale del nostro paese, del Made in Italy, eccetera, eccetera, ma anche quella fetta di torta che si spartirà per la ricostruzione dell'Ucraina, ad esempio, no? Dove sicuramente gli americani giocheranno un ruolo principale, e dove se noi saremo in grado, anche no, con lo spunto di queste parole di Putin, che dimostrano come comunque l'Italia sia percepita diversamente all'interno dell'Occidente rispetto ad altri paesi dalla Russia,
Italia si possono dare. No, non cadere. Piano, perché il ruolo di primo piano ce l'hanno i paesi che ho menzionato, ma comunque un ruolo importante nel porre fine. Credo che però nel prossimo anno e mezzo questa questione finirà, credo che chi è intervenuto mi possa confermare. Oggi il problema principale per l'Ucraina non è trovare le armi, ma piuttosto trovare gli uomini che vadano a combattere al fronte, e questo insomma ci dà anche l'idea di quello che è stato il massacro a cui un paese che è vero, è un paese che non è democratico, lo sapevamo prima, l'Ucraina era un paese estremamente corrotto come tanti paesi dell'est Europa, però insomma si è dimenticato un po' tutto, e il grande errore, la follia dell'Unione Europea è stata quella poi di essere più realisti del re e di addirittura forzare, no, la procedura di adesione dell'Ucraina, che è una follia per due motivi a mio avviso. Uno, di questo dovrebbero preoccuparsi poi i cosiddetti europeisti, che è stata talmente una farsa la procedura di apertura che ha svelato quanto sia farsa la procedura di adesione all'Unione Europea, cioè non conta come in teoria c'è scritto sulle regole che devi fare le riforme, che ti devi adeguare ai sistemi europei, eccetera, eccetera. Conta l'opportunità politica di avere un paese piuttosto che un altro, no? Andate a dire ai paesi dei Balcani occidentali cosa pensano della questione apertura dei negoziati con l'Ucraina. Ci sono paesi che sono fermi da 30 anni nonostante stiano facendo tutte le riforme che chiede l'Unione Europea e non aderiranno mai all'Unione Europea, invece l'Ucraina dal giorno alla notte magicamente aveva tutti i requisiti, no? La farsa sullo Stato di diritto, che ormai è diventata palese, io ne parlo almeno da 5 anni, ed è palese con l'Ucraina. L'Ucraina, anche prima della guerra, non era uno Stato dove lo Stato di diritto esisteva, no? Eppure, insomma, con l'Ucraina chiudiamo 4 occhi, mentre Polonia e Ungheria invece devono essere bastonate. Cambia il governo in Polonia e stranamente tutti i problemi della Polonia spariscono, arrivano i soldi del recovery fund, cade la procedura, eccetera, eccetera, no? Questo tanto per raccontarvi. Questa è musica per noi. Davvero quanto sia farsa, ma è pericoloso. Io l'ho ricordato più volte in conferenza dei presidenti, noi abbiamo avuto 1 milione di dibattiti, no, sul tema strumenti di condizionalità del bilancio europeo sulla rule of law, sullo stato di diritto, e io ho sempre insomma posto due considerazioni che vanno tenute in mente, cioè lo stato di diritto è uno dei fondamenti delle democrazie moderne. Se tu fai percepire ai cittadini che quella roba lì è una farsa, come ha fatto l'Unione Europea, è pericoloso quando tu mini uno dei fondamenti della democrazia, no? Come è la stessa questione della giustizia in Italia o in tanti paesi, no? O della delegittimazione della politica. Cioè, quando tu per comportamenti folli, no? La giustizia pilotata, o la denigrazione della politica, o l'utilizzo politico del rispetto dello Stato di diritto, mini di fatto la credibilità di questi elementi tipici di una democrazia, poi è il caos, e il caos non lo controlli. E poi sono cazzi amari per tutti. E la seconda considerazione sulla manipolazione del tema Stato di diritto è che un giorno insomma può toccare a ognuno di noi, no? Può toccare a qualsiasi governo, cambiano le maggioranze, una volta che tu hai sdoganato il fatto che quella roba lì può essere usata per punire governi non allineati, ci puoi finire sotto anche tu,
lo stesso Robert Fico, no? Il primo ministro della Slovacchia. Lui è sempre stato parte della famiglia socialista, ha sempre avallato questi metodi e poi si è ritrovati in testa. Lo stesso Orban aveva sottovalutato la cosa, ha dato fiducia a von der Leyen, il PiS polacco, insomma, anche questo è un tema importante, capire come è stato gestito in questi 5 anni e capire il rischio che l'evoluzione che può avere. Io l'ho scritto qualche giorno fa, quando la von der Leyen ha dichiarato ma potremmo pensare a dei meccanismi per cui chi non fa le riforme economiche necessarie non riceve i soldi europei, no? Perché una volta che tu hai sdoganato la condizionalità basata sullo stato di diritto, poi la puoi applicare a qualsiasi cosa. Un giorno sono i fondi del Recovery Fund, un giorno sono i fondi di coesione, un giorno è il tema dello stato di diritto, l'altro giorno è il tema se non fai le riforme economiche, domani potrà essere, se ti permetti, di criticare la Commissione europea. Poi vabbè, per l'Italia io ho scritto che mi fa ridere, no? Le sanzioni sui fondi a un paese contributore netto, però insomma vi fa capire la follia di questi personaggi. Molto interessante veramente, Marco, anche il tuo assunto, diciamo, le parole di Putin che hai letto, che io neanche avevo letto sinceramente oggi, decisamente. Grazie. Poi c'è Damien e poi ho visto Claudio, ma vediamo un po' se Claudio vuole parlare o no, magari poi giriamo e lasciamo libero Marco, non lo so, perché povero, capisco che sarei presissimo. Damien. Guarda, ho ancora mezz'ora di macchina, quindi per mezz'ora ci sono ancora. Ok, Damien. Oh, ok, ciao. A tutti. Ciao. No, anche io avevo una domanda tipo Claudius, sempre sulla questione dell'AfD. Anch'io sono un po' deluso dalla decisione del ID, dell'espulsione. Ho letto la nota, scusate, sono anche mezzo inglese, quindi ho l'accento un po' inglese. Non ti preoccupare, capiamo. Però la nota dice, the ID group no longer want to be associati con l'incidente involving Maximilian Krull. E quindi c'è, cioè, il motivo dell'espulsione è questa intervista che Maximilian ha fatto alla Repubblica. Quindi mi chiedevo, cioè, se le decisioni che fate siano basate su interviste che fate con la Repubblica, un giornale che sappiamo se ha una sua, sapete benissimo, no? No, è chiara la domanda, probabilmente ti sei collegato dopo, quindi adesso non voglio ripetere tutta la tiritera perché è la terza volta, esatto, che la ripeto. Ho già spiegato quali sono stati i motivi, qual è stata l'evoluzione del rapporto con AfD. E non è stato sicuramente il tema dell'intervista in sé, è un tema che va avanti da tanti anni, purtroppo, e vi parlo per mia esperienza, AfD necessita, insomma, di risolvere i suoi problemi interni prima di poter sfruttare al massimo il suo potenziale. Io credo che sia un partito con del grande potenziale, nonostante la gestione della delegazione tedesca nel gruppo ID da presidente mi abbia creato molti problemi e molti grattacapi. In questi 5 anni sono stato uno dei più grandi difensori e sostenitori di questa alleanza. Purtroppo, insomma, le cose accumulate, i problemi di organizzazione e di gestione dei rapporti con la leadership a Berlino hanno causato, insomma, questa presa di posizione, ma i motivi scatenanti non sono quelli dell'intervista. L'intervista, insieme all'uscita fatta
su Mayotte, quando Le Pen era là, sono state le gocce che hanno fatto traboccare il vaso. Poi ho fatto anche un'altra riflessione che fa capire lo stato di confusione che ci sia all'interno di AfD e soprattutto la poca intelligenza di alcuni candidati, addirittura quello che hanno scelto come candidato di punta delle europee, dove per loro è veramente simbolico e importante, perché la Germania ha un listino unico bloccato nazionale, quindi il capolista è davvero la figura più importante per le elezioni europee del partito, come in Francia, no? Però la poca intelligenza di un collega che senza alzare la cornetta e chiedere ai colleghi italiani, che i giornalisti italiani la conoscono, se vale la pena o meno fare un'intervista su Repubblica con la Mastrobuoni, cioè con la giornalista peggiore del giornale peggiore in Italia. È vero. Io non so adesso quale sia l'equivalente in Germania, magari io non lo conosco, però mi arriva una richiesta, io chiedo agli alleati tedeschi chi è questa, se vale la pena fare l'intervista. Se lo avesse chiesto, probabilmente questo incidente non ci sarebbe stato. E quindi ecco, e non era la prima volta, soprattutto, che Kra faceva uscite non concordate con la delegazione italiana su giornali italiani. Quando la Le Pen o Bardella fa un'intervista su un giornale italiano, io lo so una settimana prima, la Le Pen mi chiama, mi dice faremo un'intervista con questo giornale, eccetera, eccetera, ci coordiniamo di modo che non si creino incidenti, no? Perché poi sappiamo che ci sono delle tematiche anche calde. Gli alleati sono sensibili, no? Cioè, è la natura dell'Europa, siamo tutti diversi, no? Alla fine ci mettiamo insieme, ma ognuno ha le proprie particolarità. Pensate al tema del Brennero con gli austriaci, no? Noi abbiamo un partito austriaco nel nostro gruppo, che tra l'altro è un alleato storico della Lega. Sul tema Brennero cerchiamo di coordinarci, di modo che noi usciamo in una certa maniera per quanto riguarda l'interesse italiano, loro sappiamo che devono tutelare il tema austriaco e i loro elettori e ci coordiniamo. Ecco, quindi al di là di tutto, però, anche la stupidità di fare un'intervista con la Mastrobuoni, insomma, mi sembra, senza chiederci, mi sembra poco intelligente. Come ho detto, io spero, so che AfD ha molto potenziale, deve darsi un'organizzazione dove c'è una leadership nazionale riconosciuta, cosa che oggi non esiste, che AfD probabilmente non ha mai avuto. Se guardate l'evoluzione del partito negli ultimi 10 anni, hanno cambiato 200 leader, come ho detto al Parlamento Europeo hanno cambiato in 5 anni 5-6 capi delegazione. Una volta che saranno in grado di risolvere questo tema organizzativo e di leadership, insomma, credo che ci sia di nuovo spazio per la collaborazione. Ottimo, direi interessante. Anche perché effettivamente ne avevamo parlato prima, ma comunque è chiarissimo questa cosa. Effettivamente è un peccato non chiarire prima determinati argomenti, perché mi rendo conto che ci sono temi molto caldi. Qui Patrizia semplicemente era da fare una telefonata e dire, ma non è la prima intervista che lui rilascia a Repubblica, per niente di buono può nascere da un'intervista con la Mastrobuoni su Repubblica, però sai, questo è un errore spesso in politica, ma che ho visto fare da tanti colleghi, anche i miei colleghi di partito. La bramosia di un palcoscenico a volte fa fare cose poco intelligenti. Io guarda, probabilmente vado in controtendenza, su 100 richieste di intervento, di interviste che ricevo, ne ricevo dall'Italia e dall'estero, a 95 dico no, perché poi insomma, ripeto, soprattutto sulla stampa estera è più facile creare un incidente diplomatico che risolverlo. Poi non vedo la necessità, perché un candidato di AfD
che non è leader di partito, che in Italia non conosce praticamente nessuno, no, debba fare un'intervista su un giornale italiano. Però insomma, ripeto, ma è strategia per loro, perché tutto quello che possono mettere come bastoni tra le ruote per la Lega è strategia per Repubblica. Esatto. Ma da parte del candidato, cioè, qual è il beneficio? Ingenuità. Gli italiani non ti votano, non ti conoscono neanche, cioè, qual è il beneficio di rischiare un'intervista con il giornale peggiore d'Italia, no? Però insomma, vabbè, al di là di questo, ripeto, i problemi con AfD erano più profondi e riguardanti insomma la difficoltà di comunicare, di integrare questo partito proprio per la mancanza di un riferimento e di una leadership. Però ripeto, insomma, non è spiaciuto anche a me, al di là di tutto, perché ho conosciuto in questi anni nel partito persone insomma molto molto intelligenti e valorose. Io personalmente non avevo una grande stima di Crap per quello che gli ho visto fare in questi anni, però insomma credo che ci possa essere, se risolveranno questi problemi, spazio per una collaborazione. Come vi ho raccontato, il progetto ID rispetto al progetto ICR nasce con più lungimiranza, no? Perché in Europa gli equilibri li sposti se hai partiti importanti dai paesi importanti, no? In consiglio il voto è ponderato per la grandezza del paese, no? Quindi l'Italia, la Germania, la Francia contano molto, no? Non è un voto una testa, molto spesso, laddove non è necessaria l'unanimità e dove non c'è il diritto di veto. Quindi io mi auguro che l'ID possa di nuovo avere una delegazione tedesca con prospettive di governo. Il lavoro che AfD deve fare è un lavoro non tanto per un'alleanza europea, quanto perché, se non sono in grado di farlo. Vediamo se Marco torna, gli ho scritto che sono caduta. Ah, che stress questa cosa, questa. No, mi sa che Marco non rientra più in ogni caso, per quanto è stato veramente tanto. Vogliamo continuare a parlare tra di noi, chiedendo. Ecco qui, questo abbiamo. Grazie, grazie molte. Mi piacerebbe, dato che io dalla Sicilia non posso partecipare a questi incontri che fate e che seguo, capire un po' le vostre sensazioni, che a me sembrano estremamente positive. Ah, ecco, c'è anche Marco, sul discorso appunto della campagna elettorale che stiamo andando a finire tutti quanti. Grazie al professor Bagnai. Ciao Marco. Ciao Alberto, mi sono riattaccato adesso. Bene, così vado a dormire. No, vabbè, almeno un saluto e due parole. Ma il saluto, guardate, diciamo così. Saluto, lasciamolo perdere, sono due parole sulla campagna elettorale. Ci sono diverse generazioni, no? Chi ha seguito la cosa dall'inizio, chi si è svegliato dopo, non è un giudizio di valore, è un giudizio di fatto. Chi ha seguito la cosa dall'inizio credo possa apprezzare il fatto che il dibattito è stato rimesso sui binari corretti. E devo dire che questo è il risultato di un lavoro che c'è stato per ridefinire una linea politica, per il lavoro fatto soprattutto con Claudio e con Marco, e nel quale in questo momento si sta spendendo, in particolare Claudio, con grande intelligenza tattica e strategica. Ora, tutti noi avremmo voluto, diciamo, si è detto tante volte, insomma, non deflettere o deflettere di meno da questa linea, ma quello che si vede è che quando questa linea viene ripresa, la Lega o comunque chi la interpreta ridiventa padrone del discorso. Banalmente, non so se ve lo ricordate, ma c'era un partito che
si chiama Forza Europa, credo, o Forza Italia, non lo so, che sosteneva a spada tratta, Forza Europa sosteneva a spada tratta la von der Leyen fino a, fino a un quarto d'ora fa. Siamo intervenuti con una posizione netta, precisa, e adesso la von der Leyen non la conosce più nessuno, se la incontrano per strada neanche la salutano. Quindi siamo ridiventati quelli che danno la linea, e la linea è la linea che sapete dove è nata, perché solo in Abruzzo non sanno dove è nata la linea della Lega di Salvini, perché nel 2014 a Montesilvano gli abruzzesi erano 3 o 4, e forse ce n'è uno che ci ascolta adesso, tutti gli altri venivano dal resto d'Italia, no? Quindi insomma, quindi basta, non credo che ci sia, non credo che ci sia altro da dire. Vediamo, questo è un test molto importante. Se effettivamente quel tipo di ragionamento di critica all'Europa che abbiamo argomentato in tutti, si sentono ancora dei discorsi veramente, certe volte viene da rimettere le lancette del calendario, insomma. Se effettivamente questo discorso ha un riscontro, beh, questo sarà un dato molto significativo. Ma sarà significativo non tutto il ragionamento, ah, ma poi chi mandiamo, chi votiamo, che si può fare, che non si può fare. Qui il discorso è molto più semplice. Purtroppo il lungo periodo in politica è anche una somma di brevi periodi. Se ci sarà un risultato nelle due cifre piene, questo validerà una linea, darà forza sia all'interno del partito che all'interno della coalizione a chi la pensa in un certo modo, e se voi la pensate in quel modo, a quell'obiettivo dovete tendere. Dopodiché tutto il resto segue. Ecco, questo non è, non è che, diciamo così, questi sono luoghi di anche di grande masturbazione mentale, anche di cioè, per carità, io capisco la volontà di approfondire, e penso di aver fatto un po', per aiutare gli italiani ad approfondire, quindi non credo di poter essere rimproverato di come dire, invocazione al fideismo o di semplicismo nei ragionamenti. Però a un certo punto, quando si parte, e bisogna stare raccolti intorno alla bandiera, perché gli altri lo fanno e dobbiamo farlo anche noi. Cosa detta mille volte, ci vuole più ideologia, ci vuole più coesione, ci vuole più disciplina. Questo sì, e naturalmente ci vuole meno Europa, ma questo lo sapevate già, e se lo sapevate è perché qualcuno ve l'ha detto. E quel qualcuno penso di conoscerlo. Adesso quel qualcuno va a dormire, perché ieri si è svegliato a Piacenza, dove alle 6 del mattino gli hanno detto che oggi avrebbe avuto un incontro a Chieti alle 18.30, mentre ce n'aveva anche uno all'Aquila alle 19.30, quindi ha fatto, diciamo così, è riuscito a conciliare tutto, con quasi tutto, forse non esattissimamente col codice della strada, ma non ditelo al mio capo se non si arrabbia. Buonanotte a tutti, e lascio volentieri la parola a Marco, che invece dirà quello che... È in macchina, è quasi ritornato a Piacenza dopo una peregrinazione lungo tutta la Lombardia. Ecco, vedi? Benissimo, siamo così. Allora, io ho fatto ieri Piacenza, un'ora di ritardo in treno. Fatto Chieti, Pescara, Chieti, L'Aquila, ora sono a Roma, domani mi faccio Lanciano Roma, e poi le persone che ci ascoltano. Mi dispiace, io non so cosa dirvi, purtroppo è... In questo periodo evidentemente, Mary, prova a parlare, mi dispiace proprio, ma Ale, pian pianino sta arrivando Vultor. Siona. Guarda, un disastro, ma è un disastro in effetti è mio, perché sono due giorni che ho l'internet, ho la linea, sono con la linea del cellulare in pratica, per dire.
e quindi non si capisce perché è saltato internet qui. Ci siete? Non è colpa tua, Patrizia, dai. No, ma mi dispiace perché stava facendo un discorso. Io non so, spero che abbiate continuato a parlare perché era stato interessante, no? Quello di Bagnai. È caduto tutto. Dopo, ma mentre parlava, povero, mi dispiace, ma no. Comunque, vabbè, aveva, credo, anche terminato, nel senso che il messaggio è ho informato, chissà, ormai lo sa, chi vuole continuare ad informarsi va bene, andiamo a votare, fine. Ecco che è la cosa principale, questo qui in assoluto, perché in fondo queste stanze nascono per questo motivo. Adesso io mi scuserò con Marco, se vuole, ma sarà distrutto anche lui, perché ci ha dedicato anche tanto tempo,